Non ne ho mai visto un altro scritto meglio. Non trovate? Sono a vostra disposizione. Avanti. Poste dell'esercito sembrano migliori di quelle del Parlamento. Anche quelle sono state votate dal Parlamento. Non abbiamo cessato un momento di farvelo notare. La settimana. In futuro non dovranno più esserci disaccordi tra il potere legislativo e la corona, maestà. L'esercito è col Parlamento. Si può parlare in confidenza. Non chiediamo altro. Noi non cerchiamo che la strada giusta per risolvere il nostro problema. Nella nostra piccola querela, dico, fra voi militari e me, l'intesa non dovrebbe essere difficile. La chiamate una piccola querela, maestà. C'è stata una guerra, morti. Ci sono leggi ingiuste fatte dalla Camera dei Comuni. Il Parlamento, per esempio, potrebbe destituirvi dalla vostra carica nell'esercito. Le funzioni di deputato non sono compatibili con le cariche militari. Ho approvato anch'io quella legge. Ma tutti sanno che la vittoria è merito vostro. Io sono anche un deputato e io rispetto la volontà del Parlamento. Quindi, se il Parlamento vorrà depormi, come generale, accetterò la sua volontà sovrana. E non accettereste il riconoscimento dei vostri meriti dal re? Io potrei abolire quella legge e voi sareste un ottimo comandante della mia armata. Penso sia prematuro, maestà. Comunque la mia carica militare non è indispensabile. Siete ottimista, generale. C'è l'Irlanda da ricondurre all'ordine. E il vostro genero Ayrton sarebbe proprio il governatore che ci vuole. E naturalmente voi il comandante della spedizione. Maestà, vi prego. Torniamo alle nostre proposte. No, anch'io vi sto facendo delle proposte, generale. Non hanno nessun rapporto col documento che è stato sottoposto a vostra maestà. Ma nessuno ci impedisce di rivedere il problema da punti di vista nuovi. Sono parecchi giorni, maestà, che torniamo a discutere sui punti di questo trattato. E non abbiamo fatto un solo passo avanti. State rimproverando il vostro sovrano, generale? Dimenticate che sono ancora il re. Prenderemo il nostro colloquio più tardi, maestà. Saggia decisione, generale. Peccato, peccato, perché voi sareste un ottimo comandante di tutte le mie armate, se soltanto lo voleste. E poi naturalmente avreste anche l'ordine della giarrettiera. La vostra famiglia è a Londra? Datemela qualche volta ad Hampton Court, la conoscerò volentieri. So che avete molti figli. Io non vedo i miei da mesi. Voi giocate troppo le vostre carte, maestà. Le mie carte sono quelle dell'Inghilterra e del suo popolo. E poi ognuno deve essere libero di fare il proprio gioco. E infine, signori, il re sono sempre io. Io sono la legge. Credo che per oggi non ci sia proprio più niente da dire.
Riprenderemo il nostro colloquio un altro giorno, maestà. Comunque quando io lo riterrò più opportuno. Una corda al collo vi metterò, signor Cromwell, al momento opportuno. Altro che giarrettiera. È un'anguilla, dobbiamo processarlo. Sir Thomas Herbert. Signore. Oggi ho trovato sua maestà un poco nervoso. Forse sarebbe più sollevato se potesse incontrare i figli. Ditegli che uno di questi giorni potrà vederli. La sua maestà vi sarà molto riconoscente. Generale... Andate a riferirglielo, Sir Thomas. Hai ragione, Ireton. Lei fa troppo il suo gioco. Certo che è il più grande bugiardo del mondo. È sciocco fidarsi di lui. Ma chi in Inghilterra oserebbe sostenere un'accusa di tradimento contro il re? Tu potresti, Ireton? Se il Dio vorrà portarlo davanti ai giudici, tra i deputati troveremo sempre chi sarà disposto con me a sostenere l'accusa. Il 20 gennaio 1649 iniziò il processo contro il re. Io mi sono sempre comportato con dirittura e sincerità durante i negoziati. Mi domando in nome di quale autorità legittima io sia stato condotto qui davanti a voi. Se aveste fatto attenzione a ciò che vi è stato detto, sapreste quale è questa autorità. In certe occasioni anche i briganti da strada sono autorità. Voi non volete rispondere, procederemo ugualmente in nome della libertà del popolo. Spetta a me, al re, difendere la libertà del popolo. Questo non è un Parlamento completo. E per giudicare un re è necessario che ci sia un altro re. Potete mostrarmi un'autorità legittima fondata sulla parola di Dio e sulla Costituzione del Regno? Signore, voi rispondete interrogando. Non è nella mia, né la vostra opinione che devono decidere. Io non risponderò a un tribunale che non ha alcuna autorità. Se non volete rispondere, la Corte decide di aggiornarsi a lunedì prossimo. Dio benedica il Regno d'Inghilterra. Fin dalla prima udienza, Carlo I pose la questione della legittimità del tribunale, forte della tradizione millenaria del diritto divino dei re. Nelle udienze successive mancano alcuni membri dell'alta corte. Vi sono infatti preoccupazioni circa la legalità del processo e l'opinione pubblica è divisa. La Francia compie passi diplomatici in favore del re. Da ogni parte giungono lettere che invocano la sua salvezza, ai deputati, ai militari e a Cromwell. L'Europa è spaventata. Ma poiché Carlo I insiste nel non voler riconoscere l'autorità del tribunale, rifiutandosi di rispondere alle domande, il 28 gennaio 1649 la Corte decide di passare dal giudizio alla sentenza. La Corte ritiene chiuso il dibattimento. Signore, prima della sentenza vi dirò qualche parola sui sentimenti e sulla legittimità della Corte. La Corte siede qui in nome dei comuni di Inghilterra e vi siede legittimamente. Voi e i vostri predecessori siete responsabili di tradimento di...
Signore, non dovete interrompere quando la corte parla. Io dico, signore, col vostro permesso, che i comuni d'Inghilterra non sono mai stati una corte di giustizia. Mi domando come abbiano potuto diventarlo adesso. Non vi è permesso tenere questo discorso e questo tono. Non so come un re possa essere considerato un delinquente. Se è tutto quello che avete da dire, ordinerò che siate condotto via e passeremo alla sentenza senza di voi. Lasciatemi dire le mie ragioni. Non è consentito ai prigionieri. Ai prigionieri, signore. Ma io non sono un prigioniero ordinario. La corte ha chiesto, secondo la norma, una risposta positiva o negativa riguardo all'atto d'accusa che voi invece pretendete discutere. Io non riconosco la legittimità di questa accusa. Io... Voi ora udrete la sentenza. Non dovete interrompermi. Le vostre azioni hanno sparso sangue su tutta la superficie del regno. E continuate ad essere insolente. Io chiedo che mi si lasci dire una parola senza interrompermi. Voglio parlare della pace e della felicità del mio popolo. Così io chiedo di essere ascoltato dal Parlamento riunito, non in un processo. Io devo molto al mio popolo. E Dio mi ha dato il mio popolo. Ora non potete più parlare. Signore, vedo bene che voi avete l'autorità per giudicarmi. Ma io ho delle dichiarazioni da farvi. Signor Presidente, se il re ha delle dichiarazioni importanti che possano servire al bene del popolo, io domando che siano ascoltate. La procedura non ammette che a questo punto del processo il prigioniero faccia delle dichiarazioni. La mia coscienza non è abbastanza tranquilla per respingere la proposta del prigioniero. Signore, anche la mia coscienza non è tranquilla. Udite le richieste dei giudici Down e Vain, ordiniamo una breve sospensione per deliberare in merito. La corte si ritira. Spero che avrete delle buone ragioni per fermare la corte. Un giudizio frettoloso potrebbe ricadere su di noi. Non è un processo popolare e la legittimità dell'accusa è stata messa in dubbio da più parti. Abbiamo trattato con lui per mesi, per anni, prima e dopo la guerra. È il più grande bugiardo del mondo. Le dichiarazioni che il re chiede di fare potrebbero essere interessanti. Forse gli argomenti del re vi hanno convinto, signor Down. Io non obbedisco che alla mia coscienza. In questo e nell'altro mondo esiste soltanto una coscienza, signor Down, ed è l'eterno decreto divino. Dio, per manifestare la sua maestà, ha predestinato alcuni uomini alla morte eterna. Altri ne ha preordinati alla vita eterna. Gli uomini malvagi ed empi Dio, come un giudice giusto, li acceca per le loro colpe. E non soltanto toglie loro la sua grazia, da cui la loro intelligenza avrebbe potuto essere illuminata, i loro cuori conquistati, ma talvolta toglie loro anche i doni che già avevano. E li abbandona a Satana. Carlo Stuart aveva in dono la corona. Dio gliel'ha tolta. Se cercherete, signor Down, lo spirito di Dio che ha condotto qui quell'uomo attraverso tanti avvenimenti, vi renderete conto che c'è qualche cosa di glorioso in quello che facciamo, già che facciamo quello che Dio ci ha chiesto di fare.